ASET, in collaborazione con Alma Juventus Fano e con il Liceo Scientifico Torelli, ha organizzato un incontro Sport e Salute sui rischi e le conseguenze sull'uso e le dipendenze da droghe, farmaci e prodotti dopanti. Gli esperti presenti del mondo medico, scientifico e farmaceutico hanno affrontato temi importanti per trasmettere ai ragazzi la consapevolezza dei danni provocati da queste sostanze sul corpo, come dei danni provocati dal fumo. Al centro dell'incontro dunque prevenzione e informazione attraverso tanti argomenti inerenti come l'abuso di prodotti e farmaci nello sport e i rischi sull'uso di sostanze contraffatte e non controllate. Durante l'incontro testimonianze reali del mondo sportivo. Sì, è un'iniziativa molto importante, specialmente per la caratura di coloro che intervengono. Abbiamo voluto privilegiare il rapporto con la scuola, il rapporto con i giovani e il rapporto anche tra quelle realtà che sono più vicine ai giovani, come ad esempio lo sport. In questo caso ci sono i giocatori dell'Alma Juventus, ma potevano essere di qualsiasi altro sport, per far capire quelli che sono i comportamenti virtuosi e i problemi che ci possono essere dietro un prendere alla leggera, ad esempio, l'assunzione di determinati farmaci o prodotti che si acquistano online. Il liceo e anche tutte le scuole della città hanno convenzioni con ASET, e in particolare ASET accoglie presso le proprie farmacie comunali annualmente i ragazzi del quarto anno del liceo scientifico Torelli per l'alternanza scuola-lavoro e il processo formativo, che oggi si conclude con questa iniziativa. Dopo anni di purtroppo blocco a causa Covid, oggi c'è la possibilità direttamente di far incontrare i nostri professionisti, i nostri direttori, ma anche professori e medici con i ragazzi per chiarire tutti gli aspetti utili alla consapevolezza dell'uso del farmaco. Penso che la scuola oggi abbia ottemperato a un compito primario, che è quello di formare, e credo che ASET sia stata molto sensibile a organizzare questa giornata, essendo titolare delle farmacie comunali, di approfondimento su un tema quotidiano oramai, che è quello dei farmaci, delle dipendenze e nel caso specifico del doping. È fiducioso nei confronti di queste, delle prossime nuove generazioni? Ma assolutamente sì, sono ragazzi che sono pieni di energia, che vivono un tempo in cui le informazioni sono facilmente reperibili, hanno una capacità di crescita, di comprensione dei problemi, direi sicuramente superiore anche alla nostra, alla mia generazione, ma non perché noi avevamo un quoziente intellettivo inferiore, ma semplicemente perché effettivamente la capacità di apprendimento, la disponibilità delle informazioni è molto veloce e molto facile. E soprattutto vedo la voglia di crescere, di imparare, la curiosità. Quindi io sono pieno di ottimismo per quello che sarà nel prossimo futuro il divenire delle nostre generazioni future. La società di oggi è estremamente centrata sul culto dell'immagine e dell'apparire. Come rientrare nei giusti valori di meno estetica e più etica? Negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento dei social, questo viene accentuato ancora di più. Il consiglio che mi sento di dare soprattutto ai miei figli e ai ragazzi che soffrono di questa pressione che danno i social è che se uno sta bene con se stesso non deve andare dietro a certi stereotipi per forza, ma essere se stessi è la cosa più giusta che uno possa fare. Quanto portare le testimonianze del mondo sportivo può aiutare questi ragazzi a seguire una linea più corretta? Sicuramente è un bel volano per fargli capire che nella società di oggi, dove il tutto subito è praticamente in ogni angolo della strada, è da prendere con le molle. Sì, ai social sì, è vero che influenzano, però ovviamente ogni ragazzo si deve impegnare a non perdere quello che è. Avere anche la consapevolezza di quello che si sta guardando e guardandolo in un certo modo e utilizzarlo con una coscienza personale. Certamente avere un occhio di riguardo a cosa si fa e cosa si guarda e restare sempre un attimo al di fuori di quello che si sta guardando senza immedesimarsi troppo in ciò che si sta guardando, ma comunque avere un occhio maturo e comprendere la situazione di fronte appunto che la persona ha di fronte al social.